Non avevo pensato di registrare una puntata sull'eclissi totale di sole dell'8 aprile in Nord America. Non ci avevo pensato perché ovviamente vivo in un posto lontano da lì, ed è un peccato perché un evento di questo tipo non capita spesso di poterlo testimoniare. Mi è successo l'ultima e l'unica volta in Portogallo, era il 1999, ero un ragazzetto piuttosto giovane, l'eclissi non era totale, ma l'evento è stato molto evidente, molto particolare ed emozionante. In un tempo di grande globalizzazione mediatica, la nuova eclissi ha destato molto interesse. Seguendo io diverse pagine scientifiche, di astronomia, ho letto tanti articoli, molti dei quali davvero interessanti. L'unica cosa che posso dire che non mi è troppo piaciuta è il fatto di aver dato tanto spazio alla confutazione di alcune bislacche teorie cospirazioniste. Io credo che nel momento che qualcuno tiri fuori delle teorie senza alcun fondamento scientifico, queste devono rimanere confinate a casa propria o se ne può parlare al bar davanti a un caffè o a una birra, ma le testate ufficiali non dovrebbero sprecare il loro tempo in questo modo e soprattutto dovrebbero evitare di parlarne proprio per non dare spazio a questi personaggi. Una cosa che assolutamente mi aspettavo era il trovare delle immagini dell'eclissi postate sui social media subito dopo l'evento, quindi il giorno stesso e il giorno successivo, e non sono stato deluso. E ringrazio i miei amici americani che mi hanno concesso la possibilità di mostrarvi queste immagini. Thank you, my friends. Purtroppo mi aspettavo però di vedere anche delle immagini fake, delle immagini create con l'intelligenza artificiale o anche dei fotomontaggi, spesso realizzati con una qualità anche piuttosto scadente. Ma qui devo dire che il tutto è andato ben oltre le mie più infauste aspettative. Ammetto che da persona che si occupa professionalmente di fotografia e video sono certamente più reattivo nel riconoscere ciò che è vero da ciò che è falso. Poi ho sempre amato la scienza, lo spazio, l'astronomia, pur non potendomi definire un esperto in questo campo, e quindi alcune cose che sono palesemente sbagliate, diciamo che sostanzialmente riesco a riconoscerle abbastanza velocemente. Però mi sono fatto alcune domande e mi sono dato anche delle risposte. Ho pensato, al fatto che tante persone che magari non hanno alcune conoscenze specifiche, che magari hanno visto qualche immagine meno di me, che magari si sono fatte alcune domande meno di me, potrebbero essere state falsate nel loro giudizio. Quindi ho pensato di prendere qualche esempio e senza addentrarmi troppo in alcuni dettagli specifici, ho pensato di farvi capire, di offrirvi una sorta di mini guida per capire quali e perché sono delle immagini totalmente fake di questa eclissi. Partiamo da questa immagine che di solito ho trovato condivisa in una qualità estremamente bassa, ma questo non significa molto perché potrebbe semplicemente essere bassa perché è stata ricondivisa tante volte ha perso di qualità. Di solito viene indicato come il luogo di scatto il Messico, e al di là del fatto che effettivamente non sembra scattata in Messico dalle strutture che si vedono. Ho letto alcune persone che dicevano che era scattata in Portogallo, questo ovviamente non lo posso sapere. Quello che posso sapere è che in questa immagine ci sono diverse cose assolutamente sbagliate, nel senso che a parte un editing pessimo, ma si vede che la parte alta e la parte bassa sono completamente diverse.
scattate in momenti diversi, probabilmente la parte alta non esiste in ogni caso, però c'è una cosa che, al di là della poca credibilità generale di questa, chiamiamola, foto, è proprio il fatto che il punto dell'eclissi è basso sull'orizzonte, mentre noi sappiamo che l'eclissi, non vorrei ripeterlo troppo anche per le altre immagini perché ce ne saranno diverse, così questa eclissi è molto bassa sull'orizzonte, ma noi sappiamo che l'evento c'è stato nelle ore centrali del giorno, all'incirca tra l'una e le tre. Quindi anche se non ci fossero tantissimi elementi che non sono affatto reali, questo sarebbe sufficiente da solo a rendere questa immagine assolutamente non credibile e quindi fake. Questa immagine chiaramente non ha niente di realistico. Vediamo una parte alta che sfuma in modo maldestro verso una parte bassa. La parte bassa ha chiaramente una luce che proviene da una direzione diversa, oltre a essere una luce bassa ma piena, ma comunque diversa da quella che dovrebbe essere la luce di un sole che tra l'altro è coperto, quindi probabilmente saremmo al buio. Poi nella parte alta, oltre a questa immagine di eclissi, che potrebbe essere vera come potrebbe non esserlo, questo è più difficile dirlo, ma anche immaginare che si vedano le stelle che ci sono attorno al sole è abbastanza poco credibile. In ogni caso l'immagine è totalmente fake. Quest'altra serie di immagini è ancora più divertente perché si capisce chiaramente da questo quartetto che molto probabilmente le immagini sono state generate con un software, con un sito di creazione di immagini con l'intelligenza artificiale, come potrebbe essere Midjourney, che genera un quartetto di immagini come in questo senso, ma ad esempio la stessa cosa fa Bing e la stessa cosa fanno altri software che si occupano della creazione di questo tipo di immagini. Poi potremmo dire, come anche per la prima immagine, che l'eclissi è avvenuta nelle ore centrali del giorno, mentre si capisce chiaramente che qui stiamo parlando di un tramonto piuttosto finto. Poi possiamo valutare che ad esempio nella prima immagine il disco che va a coprire il sole è assolutamente troppo piccolo e anche da questo punto di vista ovviamente non potrebbe funzionare, ma anche il posizionamento dell'ombra non è corretto all'interno delle immagini, quindi anche questa è chiaramente fake. Poi siamo andati ancora più creativi, come con questa immagine dove vediamo la luna, vediamo il sole, alcune persone l'hanno postata come immagine dell'eclissi. In questo caso mi verrebbe da dire che non c'è neanche un'eclissi, neanche finta. Allora, questo tipo di immagine che invece vediamo qui è una di quelle un pochino più difficili, diciamo, da riconoscere. Probabilmente è stata scattata, diciamo, al tramonto. Vediamo delle luci già accese, vediamo il riflesso sull'acqua del sole, vediamo un disco nero davanti al sole. E questo probabilmente ha tratto in inganno diverse persone. Perché questa immagine non può essere realistica? Intanto, se il sole fosse coperto in questo modo, tutto il resto sarebbe buio e non si vedrebbe neanche il riflesso del sole sull'acqua. Per quanto riguarda invece il suo legame alla eclissi attuale, ci sono vari motivi che non la rendono credibile. Intanto viene indicata come scattata a Austin in Texas, dove ovviamente queste montagne non esistono, e poi, come vi ho detto anche in precedenza, questa è un'eclissi che c'è stata nelle ore centrali del giorno, diciamo tra l'una e le tre del pomeriggio, e chiaramente si vede molto facilmente come questa immagine è scattata in un orario totalmente diverso. E sicuramente questa e anche l'altra che viene associata sicuramente non è stata scattata a Austin in Texas. Anche questa immagine viene associata ad altre delle eclissi di ieri, ma anche questa non ha grande credibilità, soprattutto perché potrebbe essere una luna che sorge o tramonta sull'acqua da qualche parte nel mondo, qualunque tipo di specchio d'acqua possa essere, ma probabilmente è semplicemente una luna, sempre ovviamente che sia vera, ma questo è purtroppo non è sempre
semplice deciderlo, perché le immagini scattate con l'intelligenza artificiale, generate, scusate, con l'intelligenza artificiale, diventano sempre migliori. E poi anche la qualità di immagini che vengono postate, ad esempio su Facebook ovviamente, ma anche su Instagram e sugli altri social media, non è sempre quella originale, quindi questo a volte rende il riconoscimento ancora più difficile. Qui andiamo al di là del capolavoro, perché immaginiamo una foto scattata dalla nostra stazione spaziale, e potete immaginare che davvero non ha senso, perché anche qui probabilmente è nato un altro sole o un'altra luna o un'altra terra, ma sicuramente c'è qualcosa di troppo, che potrebbe addirittura riguardare la famosa serie uscita da poco su Netflix, Il problema dei tre corpi, nel senso che qui sicuramente c'è almeno un corpo di troppo. Poi il colpo di classe ovviamente era aggiungere anche la Via Lattea, così, giusto per dare un tocco ancora più creativo, però insomma questa davvero è un'immagine che non ha senso da nessun punto di vista. Voglio chiudere con questa immagine che viene postata da Huffington Post e da Repubblica, che l'ha ricondivisa, in un articolo che dovrebbe prendere in giro i cospirazionisti e che invece prende un'immagine che è fake già di sua, un po' similmente a una di quelle che avevamo visto in precedenza. Anche in questo caso di soli sembrano essercene ovviamente due, questa credo che sia un'alba, mentre più in alto vediamo un'eclissi, e quindi anche in questo modo dobbiamo di nuovo citare Il problema dei tre corpi, perché come minimo c'è un sole di troppo. Io spero che questo video sia stato utile, ci tenevo a farlo. Non bisogna mai mettersi al di sopra degli altri e dire ok, condividete immagini fake, non sapete quello che state facendo, perché su alcune immagini magari era molto evidente, su altre lo era meno se non le si guarda due volte e se non le si analizza per quello che sono. Quindi il mio intento era semplicemente questo, di dare una mano, ma dare una mano in generale a una corretta interpretazione delle immagini, perché siamo in un periodo storico in cui immagini non realistiche abbondano ed è facile dare un giudizio quando si conosce bene la materia, ma bisognerebbe mettersi anche nei panni di chi è un po' indeciso e si trova delle immagini che magari sono belle, particolari e che a un certo punto ci sembrano vere, ci possono sembrare vere per mille diversi motivi. Quindi io ho dato il mio piccolo e modesto contributo, che spero sia stato utile. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.